mi fa convincere sempre di più, come dicevi anche tu, che quando le aziende rimangono municipalizzate è più facile, se c'è la volontà, impostare certe cose. Quindi torniamo a Parma per raccontare appunto il caso del giorno, della viva voce di Federico. Il Movimento 5 Stelle ha impostato la propria campagna elettorale con un programma ben definito di alternativa all'inceneritore, che non è solo un programma di riduzione dei rifiuti e di estensione a tutta la città e la provincia della raccolta differenziata porta a porta, ma anche di avviare quelle tecniche a rifiuti zero e di trattamento alternativo all'incenerimento e alla discarica che oggi tecnologicamente sono possibili. Parliamo del trattamento meccanico biologico, parliamo dell'estrusione per recuperare e riciclare anche quelle parti plastiche e cartacee una volta non riciclabili, oggi riciclabili. Parliamo di quella che a Reggio Emilia, ad esempio, che ha rinunciato all'inceneritore dopo una lunga battaglia, anche grazie a Beppe e al Movimento 5 Stelle, ha abolito l'inceneritore per creare quella che è stata chiamata la fabbrica dei materiali, e lo stesso programma è stato proposto da Federico. Il Movimento 5 Stelle a Parma per 2 mesi e mezzo ha proposto, ha votato una mozione in consiglio comunale, faccio io la sintesi così eviti, per avviare le alternative, ha chiesto a IREN di cambiare strada ricevendo dei no. Poi 2 settimane fa, in pieno Ferragosto, sul web è scoppiato il pandemonio, perché finalmente un pezzo del piano finanziario dell'inceneritore, tenuto nascosto per 10 anni, è uscito. È saltato fuori che le tariffe sarebbero le più alte d'Italia per 20 anni, con una quantità di rifiuti da conferire costante, come spiegava di lui, anche lui, il sindaco di Roncadelle, per 20 anni. Quindi la differenziata più di tanto non può salire, perché o si esportano da fuori oppure blocca la differenziata per 20 anni, perché l'inceneritore non è un'automobile, una volta che lo accendi ha una vita industriale di almeno 20 anni, anche Brescia l'avrà, e per quei 20 anni devi conferire quella quantità. Brescia è l'inceneritore tra i più grandi d'Europa, tra l'altro hanno fatto l'errore tecnico di fare una sola linea, quindi devono cercare di farla andare a pieno regime per tutto l'anno. Non possono spegnere una linea e magari avere metà dei rifiuti per un anno, perché va con quella griglia, se no ha grossissimi problemi. E IREN ha continuato a dire di no, hanno chiesto di vedere ancora più carte, faccio una sintesi, Federico, gli negano, considerate che il comune di Parma è il quarto azionista di IREN, che è una società con il 6%, il quarto azionista pubblico, e la proprietà è quasi tutta a controllo del Partito Democratico, di fatto, nei soci pubblici, il sindaco di Reggio, ci sono ex assessori regionali che sono lì da 30 anni, Lino Zanichelli e Miren Gasacqua, l'ex assessore di Piacenza, Elefanti, nel CDA, poi dopo abbiamo altri esponenti del PD riciclati in altre società. E da lì è partito l'ordine, perché ci è arrivato questo messaggio: per noi è una battaglia politica, noi andiamo avanti con l'inceneritore, grazie, cioè esistono le alternative applicate dal PD, dal centro-sinistra, Reggio Emilia, sempre sotto IREN, per evitare l'incenerimento, loro a Parma a prescindere, con un piano finanziario che non sta in piedi, tra i più costosi d'Italia, con 2 infrazioni europee tra l'altro già avviate, continuano per motivi di lotta politica contro il Movimento 5 Stelle. È una cosa molto grave a mio avviso, perché a Reggio Emilia, faccio un esempio, il Movimento 5 Stelle ha affiancato un pezzo del centro-sinistra che abbiamo vinto insieme alla battaglia per evitare la costruzione dell'inceneritore nuovo e chiudere quello vecchio fregandocene di ogni barriera politica. A Parma, perché questo è il simbolo del Movimento 5 Stelle, ci sono le elezioni politiche, a prescindere loro continuano. Peccato che oggi è successo qualcosa, raccontaci Federico. Possiamo fare parlare, ecco, potresti venire lunedì in comune, che così mi fai la sintesi anche. Allora, oggi è molto importante la comunicazione della Procura, che ha rilevato il fatto che probabilmente bloccheranno con una sentenza la costruzione dell'inceneritore, con un sequestro preventivo, perché hanno rilevato, questo poi aspetteremo di vedere i documenti, 2 infrazioni, una per quanto riguarda l'appalto che è stato dato in concessione diretta, non è stata fatta una gara, e la concessione edilizia per il costruire. Quindi erano anni che noi dicevamo che c'era qualcosa in tutto il processo di costruzione, se pensiamo che non sono stati pagati gli oneri di urbanizzazione, che erano circa 900.000 euro. Comunque
aspettiamo che vada in effettivo di vedere le gru ferme, perché adesso per cercare di accelerare i tempi e arrivare in tempo alla fine dell'anno lavoravano circa 300 persone al giorno continuativamente, quindi per dare l'idea che quando si vuole portare avanti un progetto fino alla fine contro tutti gli interessi, anche quelli del comune che ha cercato in più punti di trovare un accordo per cercare di risolvere la situazione, quando dietro c'è qualcosa di marcio, insomma, ancora la giustizia in Italia funziona. Tornando al discorso della tariffa e della gestione, anche per me è veramente insensato questo discorso delle multi-utility per come è stato costruito. IREN, essendo un SPA, anche se la maggioranza dei singoli soci è ancora di proprietà, diciamo, dei comuni, quindi potremmo dire pubblica, però in realtà noi non abbiamo un accesso diretto a tutta una serie di documentazioni che stiamo chiedendo ormai da 2 mesi che non ci vengono date, senza le quali il comune non può capire come vengono gestiti i propri servizi e i propri rifiuti, quindi adducendo scuse che essendo società quotate non si possono dare questi dati perché potrebbero essere divulgati, turbativa di mercato, però di fatto noi non riusciamo a controllare, mentre prima, quando c'erano le municipalizzate, c'era un contratto diretto. In questi anni si è confuso quello che era una mala gestione col fatto che i servizi fossero pubblici. Invece con un servizio pubblico fatto bene, capillare, si può andare a regolare quelli che sono i servizi della propria comunità sulla base delle proprie esigenze e non delle esigenze di mercato. Perché c'è poco da dire, se il nostro comune produrrà meno rifiuti, inevitabilmente cosa dovremo fare per tenere? O alzeremo le tariffe, o nel caso dell'accensione dell'inceneritore, o dovremo importarli, perché loro vorranno comunque mantenere il loro piano economico, perché sennò non è sostenibile dal punto di vista economico, solo lì si torna sull'economia. Come diceva Matteo, la tariffa dei rifiuti più alta d'Italia, 168 euro alla tonnellata. Negli ultimi 10 anni ci è stato detto: ma non preoccupatevi, avere un inceneritore porterà dei vantaggi economici, se vogliamo rimanere sul tema economico senza parlare della salute, della ricaduta su quello che sono i nostri prodotti, voglio dire, che ci invidiano in tutto il mondo, ma avrete dei vantaggi economici. Invece abbiamo visto che era falso, quindi le tariffe saranno più alte di quelle di adesso. Stiamo facendo dei studi comparativi per quanto riguarda delle tariffe che erano state stabilite a livello regionale ed erano almeno 60 euro, quindi erano intorno ai 100 euro quelle che erano stabilite regionalmente, quindi il 60% in più delle tariffe massime. Quindi dico, dove sta l'economicità per i cittadini? L'economicità sta nello scegliere. Un'altra delle cose che stiamo facendo nei 100 giorni in cui non abbiamo fatto niente è che da settembre partirà la raccolta porta a porta dell'organico in centro storico, che per Parma non era ancora coperta, e stiamo lavorando, perché tutte le cose non si fanno da un giorno all'altro, per partire da gennaio con una raccolta progressiva senza cassonetti da gennaio del 2013 in tutta la città. Adesso era stata fatta una sperimentazione solamente in un quartiere e si era arrivati in 6 mesi al 72%, che per una grande città è comunque un buon risultato, mentre in campagna elettorale tutti gli altri partiti dicevano che era impossibile arrivare al 60, arrivare al 70 nel giro di 6 mesi, ma era dimostrabile nei fatti. Quindi ci vuole la volontà, ci vuole un'azienda che ti segua nelle tue scelte e non serve invece una grande SPA. Io tra l'altro per questo vado a parlare l'11 di settembre alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, in un terreno non proprio amichevole, penso, insieme però agli altri due sindaci, quindi di Piacenza e di Reggio Emilia, perché il tema è proprio il futuro delle multi-utility. Ecco, cerchiamo di capire qual è il futuro delle multi-utility, se le scelte che vengono fatte anche in modo probabilmente illecito, come è stato fatto a Parma e probabilmente in tanti altri contesti dove non abbiamo ancora trovato. Se pensiamo a Reggio Emilia, dove tu lo sai meglio, discariche, quello che era stato appaltato all'Andrangheta, quindi era stato stoppato. L'avevo scoperta giornalisticamente. Sì, avevano la loro AGAC, poi Enia, adesso IREN, aveva appaltato e subappaltato il lavoro per l'ampliamento di una discarica alla ditta Ciampà di Crotone, che era finita nello scandalo degli smaltimenti illeciti, cioè parlo di rifiuti radioattivi e compagnia, giù nel Crotonese, e lì ampliava la discarica. Insomma, spesso tu porti dove fai gli ampliamenti qualcosa di nascosto.
In più, per 3 anni a questa ditta era stato levato il certificato antimafia. Ricchi Ciampà sono una nota famiglia legata alla 'Ndrangheta nel Crotonese, e questo stesso tipo di lavori l'avevano avuto per sottofondi stradali anche a Bologna, nel bolognese, nel modenese. Questo è un fenomeno purtroppo da tenere. E nella Reggio Emilia sempre IREN ha dato l'appalto negli mesi scorsi nella raccolta rifiuti a 2 aziende, una finita sotto inchiesta, la DDA della Liguria, uno sbaglio di Genova, sempre per l'associazione delinquere di stampo mafioso, e a un'altra azienda sempre finita nel mirino per mafia. E poi in più c'era sempre quest'altra ditta che doveva fare la tangenziale di Novellara, la Bacchi S.P.A., che ha finanziato anche la Lega Nord, legalmente, con tanto di fatture e tutto. È stato levato il certificato antimafia perché subappaltava ditte della 'Ndrangheta. Quindi il problema è grosso, c'è. No, quindi il tema è quelle, le aziende che fanno massimo profitto e quindi giocano al massimo ribasso si espongono poi a questo. Quando l'interesse non è il servizio ai cittadini, la qualità, ma solamente la quantità di denaro che entra nelle tasse, nelle casse delle multi-utility, non ci può essere un buon servizio. Quindi per questo forse va ripensato quello che è il modello.